Ciao ragazzi, noi siamo Wolf e Nail. No, dai, sto scherzando, noi siamo i Wolf Brothers, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui per continuare Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, siamo qui vicini a Nail, perché ovviamente l'antino saggio ci ha chiamato. Dai, parliamo con Nail. Gli scagnozzi di Freezer stanno cercando le spie del drago in questa zona. La loro violenza non conosce limiti e attaccano indiscriminatamente. Attaccano chiunque. Non possiamo permettere di continuare questa rivolta più a lungo. Sei pronto a E fermarli? certo, bello. Trova le spie del drago prima di loro, è tutto in mano tua. Difendi Namek, parte 2, recupera 4 spie del drago e come nemici abbiamo Apulle, Apulle. Raspberry e Dodoria. Stavolta è più facile. Ok. Partiamo subito con Raspberry. Subito una bella combo. Parte subito alla grande Wolf. Ancora Wolf su Raspberry. Pugno martello sullo stomaco. Molto aggressivo Wolf. Ancora Wolf su Raspberry. Bomba di luce. Tanto come potete vedere abbiamo cambiato la tire. Tanto Raspberry è KO. Adesso prendiamo Dodoria. Subito una bella combo, molto rapida. E poi raffica, energia, massima potenza. Un qua Dodoria. Un paio di calci. E una bella combo. Ancora Wolf, attenzione. Nail infligge danni a Dodoria. Attenzione ancora Wolf che però non ha finito. Pugno martello sullo stomaco anche per Dodoria e Kienzan. Mamma mia, finito senza pietà proprio. Inizia la pulle, scontro. Dai, attiro il lupo, ma Bastardo! Nail ci toglie nel mirino a pulle e stavolta l'attiro del lupo a pulle se la becca tutta. Ancora Wolf su a pulle. Una bella combo in arrivo. E poi raffica, energia, massima potenza. Voilà! Ok, adesso dobbiamo recuperare le 4 spie del drago. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Abbiamo recuperato le 4 spie del drago, abbiamo completato la missione, grado A. Siamo saliti di livello. Capsula del vigore P.
Ok, molto, molto, molto bene. Abbiamo posto fine alle loro scorribande. Il merito è tutto tuo. Continua così. Ok. Vediamo un po' se sto qua. Ok. Capro energeticam. No, non ce l'abbiamo. Prossima volta. Ok. Adesso dobbiamo andare. Da Mister Satan. Quindi parliamo col robottino. Casa di Mister Satan. E andiamo. Eccolo qua. E dopo ci vogliono anche i Great Saiyaman. Sembri mettere anima e corpo nelle mie sfide. Hai fatto un ottimo lavoro nell'ultima sfida. Hai finito più velocemente di quanto mi aspettassi. Bene, ecco la tua ricompensa. In che senso è troppo? Ah ah ah, non dire sciocchezze! È tua, prendila, te la sei meritata! Senti, io sono Mr. Satan, il campione del mondo. Se ti dico di accettarla, devi farlo. Hai completato la sfida, ricevi 2000 zeni come ricompensa. E Wolf è scemo che non li vuole, ma sei cretino o cosa? Credevi che il test fosse già finito? Non ho ancora visto la reale portata delle tue abilità. Non sono ancora del tutto convinto che tu possa essere la mia guardia del corpo, quindi ho un'altra sfida per te. Sfida di Mr. L'abbiamo già Satan? fatta. Sì, l'abbiamo già completata. Voglia. Tanto qui c'è la stessa cosa. 2000 zeni. Sopra 6 missioni. No, Ok. questa non l'abbiamo ancora fatta. Perfetto. E adesso andiamo dai Great Saiyaman. Great Simon 3, sei in ritardo, abbiamo un'emergenza di cui occuparci. Dobbiamo sgominare alcuni malfattori. Vorrei che fossero i terrestri a proteggere il loro pianeta, ma stavolta la situazione è diversa. Sembra che alcune parti della mia navicella si trovino dove sono i cattivi, quindi non ho altra scelta che aiutare. Stavolta non è un'esercitazione, questa è una vera missione. Ricorda quel che hai imparato finora e ne usciremo vittoriosi, te lo prometto. Non c'è tempo da perdere, 2, 3, Yako, andiamo! Ecco la risposta che volevo, ora la pace del mondo è nelle nostre mani. Riponiamo grandi speranze in te per questa missione, Great Simon 3. Muoviamoci. Pezzi per Pantaloni. Sconfiggi. La squadra Ginyu, Guldo, Recom, Jit, Barter e Capitan Ginyu. E andiamo con i minchioni. Quanto sono minchioni quella squadra Ginyu? Cioè, quel tipo di cattivo che te ti sta sulle balle, però allo stesso tempo lo adori. In pratica quando vedi Capitan Chu. Quando Sì, vedi. Ok Capitan Giugno. ragazzi, inizia la missione. Partiamo subito con Barter. Una bella combo. Ancora Wolf su Barter. Pugno martello sullo stomaco. Ancora Wolf che non si ferma, non lascia respirare Barter. Noi qui non siamo Wolf. Si sono presentati loro due. Great Saiyaman 3 è qui! Ole! Ok, Barter è KO. Ora tocca a Guldo. Subito artiglio del lupo da parte di Great Saiyaman 3. Siamo precisi. Oh. E andiamo! Raffica, energia, massima potenza. KO! Le mosse più veloce adesso. Sì, ragazzi, abbiamo acquistato la carica potente. Perché a telecamere spente abbiamo completato questa nuova
tenuta di Wolf barra Great Iron 3 e abbiamo fatto il test d'avanzamento per gli insegnanti. Tanto qua raffica energia a massima potenza sul cheat da parte di Great Simon 3. Ancora Great Simon 3 sul cheat, un paio di calci e poi una bella combo. Boom, bam, 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 bastardo. Occhio alle ondine. Vai, archio del lupo. Preso. All'ultimo solo. Mi ha spaccato un idrante. Ole! E Jeep è KO. Great Simon 3 si carica. Dov'è Raccoon? Eccolo qua Raccoon. Subito una bella combo. E poi raffica, energia, massima potenza. Quelli che stanno andando meglio siamo noi e Videl e Great Iron 2. Videl, dai. Yako e Gon veramente stanno facendo una mazza, Le stanno solo prendendo. Intanto un'altra raffica, energia, massima potenza che si abbatte su Rekum. Boom! Keio! Ci carichiamo. Perché adesso arriva. Ok, un po' di vigore. Eccolo qui. Capitan Giugno, come lo chiami te? Sì, ragazzi, io lo chiamo Capitan Giugno. Non lo chiamo Capitano Giugno, ma Capitano Giugno. Infatti subito una bella raffica da parte di Great Simon 3 che si abbatte su Capitan Giugno. Ormai mi è rimasto in testa questo nome. Pugno martello sulla schiena. Ancora Great Simon 3 su Capitan Giugno. Una bella combo. E raffica, energia, massima potenza. Ancora Great Simon 3 che non si ferma. Un'altra combo e Capitan Giugno è KO. 5 KO, non hanno fatto niente gli altri. Grado Z. Ah, alcune volte per capire come doppiarli, se senti quando fanno i dialoghi, se lo capisci più o meno che voce devi dargli. Ok. Tanto abbiamo preso punti attributo, siamo saliti di livello. M, quella che ci serve. No, non ci serve la Mix M. Ne, ma ci serve per MQG. Ah, è vero. Una bella medaglia PT anche. È quella che ci serve per MQG. O MQGI, MQGI, come cazzo si chiama. Ce l'abbiamo fatta, quei criminali non avevano speranza. Che vittoria stupenda! L'avete fatto, abbiamo fatto tutto noi, ma vabbè! Ottimo lavoro, Great Simon! La terra è di nuovo al sicuro! Ma non è che ci sta dicendo a noi, sta dicendo a Gohan! Ehi, non ti stai dimenticando qualcuno? Avete vinto solo perché avevate un super elite dalla vostra parte! Ma se non hai fatto altro che cercare parti della navicella per tutto il tempo? Stai insinuando che sono un codardo? No! Come ti permetti? Avete vinto solo perché vi ho coperto le spalle. Certo. Calmati, non possiamo semplicemente essere soddisfatti della vittoria? Comunque, non credi che 3 abbia fatto un ottimo lavoro? Ah, mi ha fatto noi! Direi che possiamo affidargli altre missioni. Conteremo su di te anche per la prossima emergenza, ok? Ok. Vabbè. Molto, molto bene. Adesso ragazzi andiamo a casa di Majin Buu. Prima andiamo dall'anziano saggio che portiamo la capsula al cicciobello. Ok. Eccoli. Perfetto. Tra un po' ci chiamerà lui e ci darà la nostra bella ricompensina.
Oh, adesso andiamo a casa di Majin Buu. Greetings. Eccoci qua. Entriamo. Permesso? C'è nessuno in casa? Eccoli! Yahoo! Per creare una famiglia serve molto cibo! Hai altro cibo? Allora dammelo! Hai portato quel cibo? Allora. E voilà! Attenzione! Ci siamo! Olè! E il figlio è stato cagato! Ikigo! Ikigo, Ikago! È nato il Majin più potente? Ah, più potente questo? Adesso se lui gli diamo... Basta che gli dai questo qua... Adesso lui va via e quando torna ci può portare delle ricompense. Ok, e il primo figlio è cagato. Beh, cagato, diciamo che è stato espulso dal derettano di Majin Buu. Sì, dal buco del... Ok ragazzi, prima missione parallela in questo video, la vendetta dei Cybermen. Ok ragazzi, abbiamo fatto fuori 15 Cybermen, ne mancano 2 per completare la missione parallela. Una bella combo da parte di Wolf sul Cyberman argento e poi Kienzan. Un altro Kienzan. Ok, conclusione, attenzione. Che succede? Arriva il patatone! Nappa! That's all? Vieni qua, you Nappa. Can't even warm me up if you're the same power. Coi Cybermen anche. Bulma, Poir, give me strength. Attenzione, Wolf sul patatone Nappa, gli infila un po' di calci e poi una bella combo. I won't let you get away with this. Ancora Wolf su Nappa. Pugno martello che va a Wolf, attenzione a Nappa, ma Wolf lo mette KO. E adesso rimangono solo i Cybermen. Bam! Conclusione suprema. E vai. Grado S. S. Frammento d'energia, frammento rigenerante. E una bella medaglia PT. Buono. Buono, 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 buono. Ok ragazzi, seconda e forse ultima missione parallela di questo video. L'attacco dei Saiyan. In squadra con noi c'è il patatone Nappa e Goku. Dobbiamo sconfiggere Raditz, Nappa, Vegeta e i Cybermen. Intanto già un Cyberman è morto. Ora ci abbattiamo su Raditz. Finito al tiro del lupo. Heyo! Ci carichiamo. West City, area industriale. Entriamo nel portale. E adesso affrontiamo i Cybermen argento e il patatone Nappa. I'm gonna really enjoy. Attenzione, Wolf si scaglia sul patatone Nappa. Una combo lo mette KO. Conta che gli è arrivato prima la Kamehameha di Goku. Mi sembra che è arrivata anche una bella tempesta gigante.
Capsule Corporation. E qua mi sa che c'è Vegeta. Andiamo a casa di Vegeta. Anche se qua tecnicamente non è ancora a casa sua perché lui è appena arrivato sulla Terra. I will end this in an instant. Tanto ci sono i Cybermen. Let me show you the true power. Una bella combo sul Cyberman. Attenzione a Vegeta alle spalle. Il principe dei Saiyan non perde tempo. Non ci credo, Goku Saiyoken. Attenzione, Vegeta, ma Wolf lo tiene a bada. Goku, porca trota. Attenzione, una bella combo da parte del lupo sul principe dei Saiyan. Vegeta è KO, il Cyberman argento scappa. Non ci voglio credere, Disa! Allora ragazzi, innanzitutto la casa dell'anziano saggio è di nuovo sotto attacco, che due balle! Abbiamo deciso di fare altre due missioni parallele e concludiamo il video. Ci faremo la missione parallela 8, invadi la Terra, e la missione parallela 9, chi è il re dei Saiyan? Ok ragazzi, terza missione parallela, invadi la Terra, partiamo subito right. Con Yamcha, una bella combo, really e poi attenzione, pugno martello che va vuoto, attenzione a Yamcha, bravissimo Goku, lo fa volare. Attenzione, Yamcha KO, nuovo nemico. Arriva Krillin e Tenshinhan. Hey Krillin, let's fight. Qua Tenshinhan. Aspetta questa combo. E poi raffica, energia, massima potenza. Let me handle this. I'll wrap this up really fast. Do as you please. Ancora Wolf che si scaglia su Tenshinhan e lo mette KO. How about you give me a sample of it? No, sbaglia. Nuovo sostenitore. Oh, il patatone entra in campo. E siamo in 4. Don't underestimate. Intanto qua arriva Junior. Come on, Gohan. I'll be your opponent. Subito Wolf non perde tempo. Dice una bella combo su Junior e poi una bella raffica. Energia massima potenza. Con anche la Kamehameha. Povero Junior. Ok, Junior è KO. Run, Gohan. Wolf si carica. Nuovo nemico. Gohan. All right, I'll train you. Qua Gohan, beccati sti calci e beccati anche questa bella combo. E anche una bella raffica, energia, massima potenza. E beh, la nostra combo preferita. Attenzione ancora Wolf su Gohan. Una combo. E Gohan ci saluta. Mr. Piccolo, I'm sorry. Ah. Goku. I'm a Saiyan raised on Earth too. Vieni qua Goku. No reason to go easy on each other. Know what I mean? I'll avenge everyone. Poi di calci. Really think you can beat the una bella combo. So you're finally here. Raffica, energia, massima potenza. Kaioken baby. Doesn't look like I should hold back here. Ma Wolf non si fa. Non si spaventa davanti a Goku Kaioken. Pugno martello sullo stomaco e Kienzan. Conclusione. Attenzione. Ci carichiamo. Mamma mia. C'ho i brividi. C'ho fottutamente brividi. Però adesso concentrati sulla battaglia.
Subito una combo. Vai con la raffica, energia, massima potenza. Si carica il lupo. Volevi. Bravo Gohan. Ancora Wolf. Si scaglia su Goku. Cannone anima speciale. Occhio. Vai così Wolf. Artiglio del lupo. Ci carichiamo. Cannone anima speciale. Conclusione suprema. Grado Z. Ok. A sto punto abbiamo visto che il bambino di Majin Buu è tornato. A sto punto direi facciamo la missione parallela e poi andiamo a parlare col Cinno. Ok. Vediamo che roba ci ha portato. Eccolo qua. Chi è il re dei Saiyan? Quindi Cyberman, Radish, Nappa e Tarles. Ok. E stavolta andiamo coi Fantastici 3. Chi sono i Fantastici 3? Wolf, Goku, hey, it's me, Goku, e Vegeta. I'll crush them. Non può mancare il principe dei Saiyan. Andiamo ad andare contro il patatone. Dai. Ok ragazzi, chi è il re dei Saiyan? Ci sono due Vegeta. Sconfiggi Nappa. Quarta missione parallela. Sì. Ah, dobbiamo stare attenti perché se uno dei due Vegeta è sconfitto, siamo fregati. Proviamo. Ok, quindi dobbiamo tenere aperti gli occhi. Tanto subito una bella combo sul patatone Nappa. Ok, nato via. Ti hai già rotto le scatole del patatone. Ok, non c'è problema. Ci scagliamo sui Cybermen. Combo. E poi pugno e martello sulla schiena. It seems my power wasn't needed. Di qua Cyberman. Un'altra bella combo, molto rapida. E poi Kenda più cannone Galick. Minchia, meno male che siamo alleati, se no ci sarebbe arrivato un cannone Galick di quelli. Intanto si è aperto un portale. Wolf si carica. Ah, ci siamo già. Area d'atterraggio. Teoricamente qua dovrebbe esserci Radish. Teoricamente parlando. E infatti. Subito cannone Galick da parte di Vegeta. Ah, c'era sempre Nappa che è già andato via. Occhio Radish. Vai con la combo. Raffica più cannone Gale, cioè più Kamehameha. Parla Radish. Già praticamente eravamo 4 contro 1. Poi raffica energia, Kamehameha, Kaioken. Anzi, se n'è aperto un altro. Eccolo là. Area desertica. Entriamo nel portale e adesso vediamo un po' chi dobbiamo affrontare. E da Tarles. Subito Kamehameha da parte di Goku di Tarles. Adesso Wolf ci vuole mettere lo zampino. Anche lui vuole fare qualcosa. Intanto c'era Nappa e scappa ancora Nappa. Non capisco questo comportamento. Cioè, secondo me succede qualcosa, eh. Eccolo qua il patatone Nappa. Questa volta non scappa. Si becca una bella combo. Conclusione. Attenzione, arriva. Non arriva Tarles, ma si riprende Nappa.
You really think you can beat the great Nappa? Andiamo verso le montagne, però non riesco a capire. Perché scappa? Tanto si è aperto un altro portale. Perché scappa? Perché è così la missione. Area desertica. Secondo me diventa il grande. Cioè, è grande vegeto. Nappa grande scimmia, secondo me. Scommettiamo? Sapevo. Sapevo io. Cannone Garlic più cane ANA su Nappa grande scimmia. Cannone anima speciale. E anche Kienzan. Si carica il lupo. Ecco questo strano comportamento da parte di Nappa. Allora, per quanto riguarda la missione parallela, attenzione. Vai, cannone anima speciale KO. Conclusione suprema. Ok, abbiamo fatto le missioni. Adesso andiamo a parlare col bambino di Majin Buu. Sì. Vediamo un po' cosa ci trova. Visto che è tornato. Eccolo lì. Ikigo. Hi. Ciao, l'ho trovato, non conosco questa forma. Perfetto, bella merda. Ma non dai, concludiamo qui vicino al nostro bel Majin Buu. Ok ragazzi, questo video è finito, oggi abbiamo fatto delle missioni parallele. Sì. Nel prossimo video andremo di nuovo dall'anziano saggio e poi continueremo la storia nel prossimo video. Ok, speriamo che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like. Lasciate un commento qua sotto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, bella rega!